E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringi Luca Tech. Ragazzi, spero che i video vi stiano piacendo tantissimo. Io mi sto impegnando tanto e mi sto divertendo davvero tantissimo. Ragazzi, oggi andremo a parlare di un prodotto a dir poco spettacolare che mi ha consigliato il buon Otto Kliman. Quindi non perdiamo tempo e ci vediamo subito dopo la sigla. È arrivato a casa mia circa 4 giorni fa e ragazzi, l'unboxing è stato qualcosa di stupefacente. All'interno della confezione, appena rimosso il primo coperchio, proprio come se fosse una scatola di un orologio di lusso, sotto a casa mia hanno bussato. Vediamo chi è. Ci vediamo tra poco. Ok, era il corriere che era venuto a portarmi un pacco e ce l'ho qui al mio fianco, l'ho già aperto per vedere cosa c'è all'interno, ma questo vi interesserà nei video futuri. Ragazzi, vi stavo dicendo e stavamo parlando di questo fantastico speaker Bluetooth. Dove eravamo rimasti? Ragazzi, non ricordo molto bene quello che stavamo dicendo, ma direi di ricominciare partendo proprio da quello che c'è nella confezione. Eliminato il primo strato di cartone che va a rovinarci un po' l'esperienza con queste immagini figurative, abbiamo al di sotto uno scatolino nero opaco, proprio come se fosse quello di un orologio di lusso. Eliminato il coperchio, ragazzi, c'è una cosa che ci rovina un po' l'esperienza dell'unboxing con questo cellophane bianco che ricopre lo speaker. Bose, eliminalo per favore. Al di sotto di questo cellophane abbiamo questo speaker davvero davvero fantastico, ragazzi. Eliminato, appoggiato lo speaker molto delicatamente da una parte. Al di sotto abbiamo un pezzo di plastica che va a riprendere le forme dello speaker giusto per tenerlo e non farlo sballonzolare all'interno della confezione. Rimosso quest'ultimo, abbiamo al di sotto, proprio come fa la casa produttrice Apple con i dispositivi come iPhone, iPad e tutti i suoi dispositivi, un comodissimo cartoncino che va a nascondere i manuali di istruzione e tutte queste altre cose qua. Rimosso ancora quest'ultimo, e sì ragazzi, è fatta tutta a strati questa scatola, essendo molto alta e molto piccola come dimensioni, hanno dovuto adottare questo tipo di sistema. Al di sotto, come parte finale, abbiamo il cavetto micro USB per la ricarica del dispositivo. Bene, togliamo questi scatoli di mezzo e passiamo al primo prodotto, ovvero l'unico, perché Bose non mi manda niente e ho dovuto pagarlo di tasca mia. Ragazzi, questo prodotto si chiama SoundLink Micro e ha, anche se è micro, ha una resa acustica davvero fantastica. Sono rimasto sbalorditissimo dalla sua qualità audio, dalla qualità dei materiali, dalla qualità di assemblamento e dai minimi dettagli che ci offre questa gomma in soft touch. Ma che ve lo dico a fare, vi lascio qualche clip, spero che riusciate a capire da soli. Prima di passare a parlare del dispositivo, cambiamo inquadratura, va? Che ne dite di questo? Vi piace? Lasciate un bel like, così lo capisco. Stavo dicendo, questo prodotto si chiama SoundLink Micro ed ha una resa acustica, ragazzi, che è da film, da cinema, non so come meglio definirla, è qualcosa di sbalorditivo. Ho detto sbalorditivo in questo video circa 7700 volte, ma lasciamo stare. Se qualcuno di voi ha intenzione di acquistare questo SoundLink Micro, vi raccomando, vi lascio il link di Amazon qui sotto in descrizione, ma assolutamente non vi dovete dimenticare di scaricare l'applicazione per iPhone che smartphone Android, Bose Connect. Ragazzi, è qualcosa di incredibile, vi permette di configurare il vostro dispositivo in tutte le condizioni, in tutte le fasi, vi dà la possibilità anche di dargli un nome personalizzato. Quindi vi lascio immaginare la possibilità di personalizzazione di questo prodotto come ampia. Tramite l'applicazione possiamo gestire e connettere più dispositivi allo stesso speaker. Io ho connesso il mio S8 Plus, il mio iPad e il mio portatile direttamente allo stesso speaker, messo in un punto strategico del mio desk setup, in modo da poter ascoltare musica in tranquillità e con una facilità incredibile, ma con una resa acustica senza paragoni. Questa applicazione, oltre a poterci dare la possibilità di connetterci più dispositivi allo stesso speaker, abbiamo la possibilità di connettere
più speaker tra di loro, oppure andare a connettere più speaker direttamente al nostro dispositivo e andare a regolare e gestire sul quale vogliamo ascoltare l'audio, oppure il volume che vogliamo ascoltare su ogni singolo dispositivo. E inoltre, dato che sul mio Samsung Galaxy S8 Plus non ho il controllo della batteria come avevo su iPhone, grazie a questa applicazione finalmente riesco a capire il livello di batteria del singolo dispositivo. Ovviamente non possono mancare le impostazioni. Tra le impostazioni di questa applicazione abbiamo la possibilità di scegliere la lingua del dispositivo, che ci andrà ad indicare la batteria scarica, il livello di batteria quando lo si accende e anche i singoli dispositivi connessi nome per nome. Ok, dopo avervi illustrato l'applicazione singolarmente, cambiamo inquadratura e passiamo direttamente al prodotto. Ok, smetto di dire sciocchezze, ragazzi, ve lo prometto, e andiamo a parlare di cose serie, parlando di come è costruito questo speaker Bluetooth. Nella parte superiore abbiamo il tasto di accensione, l'ingresso per la ricarica e 5 LED che vanno ad indicarci lo stato di batteria del dispositivo. A fianco a quest'ultimo abbiamo, questi ultimi LED, abbiamo una stanghetta di plastica praticamente, che è giusto il rilievo per farci andare a capire che sono separati questi due LED, dove ci sta un altro piccolissimo LED che va ad indicarci che il dispositivo è acceso. A fianco a quest'ultimo abbiamo un secondo tasto, che è quello per andare ad effettuare il pairing direttamente dal dispositivo. Ho utilizzato questo dispositivo in svariate occasioni, all'università, in un prato in mezzo al nulla, mentre facevo allenamento, dato che è totalmente impermeabile, e fammi pensare, attaccato allo zaino? No, nel pullman non l'ho ancora provato, ma in aula studio sì. Ah, ma noi stavamo parlando dei tasti! Bene, sì. Nella parte frontale abbiamo il tasto per andare ad abbassare il volume, quello per andare ad alzarlo tenendo schiacciato ovviamente più e meno, e nella parte centrale abbiamo tre puntini in rilievo dove vanno ad indicare la possibilità di andare a mettere in pausa, di rispondere alle chiamate, di andare a staccare le chiamate o di andare a cambiare traccia molto facilmente cliccando due volte o tre volte per tornare indietro. Ok, nella parte frontale, oltre a questa bellissima grata che va a nascondere i driver, abbiamo i tre tasti di cui vi ho appena parlato, una bellissima scritta Bose davvero davvero fantastica e tre buchetti che vanno ad indicarci che in questo preciso punto c'è il microfono. Quindi quando dobbiamo parlare, ciao! No, va bene anche se ci parlate così. Ok ragazzi, passando adesso alla parte posteriore del dispositivo, abbiamo sotto questa fantastica striscetta che va a nascondere questa grata dove esce l'audio dei bassi praticamente, questi quattro fantastici piedini che sono molto comodi nel caso in cui vogliamo appoggiare questo dispositivo direttamente su un tavolo senza andare a rovinare particolarmente il soft touch. Inoltre abbiamo questa comodissima striscetta che adesso vi farò vedere, vado a prendere lo zaino. Ok, eccolo qui, il nostro zaino, e prendiamo lo speaker, apriamo questa fantastica linguetta e andiamo ad attaccarla direttamente alla spalliera del nostro zaino, che come potete vedere lo tiene lo speaker ben fissato alla spalliera, in modo da non perderlo e tenerlo sempre sott'occhio. Bene ragazzi, andiamo adesso a parlare della batteria. L'ho utilizzato per 4-5 giorni di fila all'università, in palestra e in altri luoghi che magari vi lascio qualche clip qui da qualche parte, e sono riuscito ad arrivare a sera tranquillamente grazie alle 6 ore dichiarate da Bose, e effettivamente è così, e ci ho messo circa 2 ore per ricaricarlo, quindi direi che la qualità batteria ricarica è davvero ottima. Ok ragazzi, il video finisce qui, ma aspettate un attimo, prima di chiudere vi lascio con una clip registrata con il microfono delle mie HPG di Samsung Galaxy S8 Plus di una traccia ascoltata con Tidal, che è un software di streaming per quanto riguarda la musica che evita varie compressioni che fa tipo Spotify, YouTube, Apple Music e altri software del genere, e ci fa ascoltare della musica davvero davvero ottima. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamolo ad ascoltare subito.
e sana magia. Ebbene sì ragazzi, è proprio questo il nome che affibbio a questo dispositivo, proprio come lo feci per le Apple AirPods, che se vi siete persi il video ve lo lascio qui sopra in descrizione. Ragazzi, questo dispositivo ho ascoltato musica su Tidal per ore e ore, visto serie TV su Netflix e visto tantissimi video su YouTube, e riesce a riprodurre degli alti sempre sempre puliti e lineari, anche i volumi super altissimi, dei medi belli caldi che tu dici ah, oh, quanto sono belli, e dei bassi. Ragazzi, che vi faccio questo esempio, stavo vedendo un video di Spavald, avevo questo speaker appoggiato sul mio petto e ragazzi, sembrava di essere in moto con lui, riuscivo a sentire il rombo della sua moto, qualcosa di strabiliante. Quindi super super consigliato. Ragazzi, il video finisce qui. Spero che questo vi sia piaciuto e se così è stato lasciate un bel mi piace qui sotto ed iscrivetevi al canale. Inoltre qui sotto in descrizione troverete il link per acquistare questo fantastico prodotto che mi ha consigliato il buonissimo Otto Kliman, e troverete il link del suo canale sempre qui sotto in descrizione. Non saprei come altro ringraziarlo. Se stai guardando questo video, grazie mille. E soprattutto quello di Spavald, che è qualcosa di formidabile. Ragazzi, inoltre troverete il link della mia pagina Facebook, pagina Instagram e pagina di Twitter, dove dovete assolutamente seguirmi, soprattutto su Instagram, perché sto pubblicando praticamente una foto al giorno. Non posso far altro che salutarvi, quindi noi ci vediamo domenica prossima con un'altra recensione, sempre qui sul mio canale YouTube.